Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Io sono Jason e oggi sono qui per mostrarvi come procede la muta dei miei canarini. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale perché più della metà di voi che guardate i miei video non siete ancora iscritti. Attivare la campanella per non perdere ogni mio ultimo video e lasciare like se questo video vi è piaciuto. Prima di cominciare vi comincio con ringraziarvi perché abbiamo raggiunto un nuovo traguardo, quello di 400 iscritti. Quindi, visto che poco tempo fa è stato il mio compleanno, mio fratello, nonché creatore dell'interfaccia in questa stanza, ha deciso di regalarmi un treppiedi per poter migliorare la qualità dei video che voi andrete a vedere in futuro, da questo in poi. Spero che questo video vi possa essere utile a tutti e andrò a darvi qualche consiglio, quel che posso dirvi attualmente sulla muta, poi più in futuro se volete avere qualche altro approfondimento scrivetemelo qua sotto nei commenti, io andrò a farvi un video specifico. Adesso partiamo con spiegarvi cosa faccio durante la muta. Credo sia giusto mostrarvi un pochetto tutti i canarini un attimino mentre vi parlo di quello che vado a fare io. Allora, io, come si può notare magari all'interno della stanza, siamo abbastanza sull'oscuretto, quindi vado ad oscurare un po' la stanza e tenere i canarini in penombra per fare in modo che siano più tranquilli, tendano a non muoversi troppo. Adesso sono agitati perché ci sono io e mi sto muovendo anche, normalmente non sono mai così tanto agitati, e quindi penombra, molto tranquilli, cercando di non farli litigare, quindi avere il giusto numero di mangiatoi ovunque, non avere numeri ristretti, perché nel momento in cui loro vanno a litigare si disturbano e quindi diventa un luogo, diciamo, più ostile per la loro muta e quindi verrà eseguita con più difficoltà, magari non nel migliore dei modi, perché loro dovrebbero fare una muta nel migliore dei modi, perché come avviene la muta dopo va a farsi risentire sulla stagione delle cove. Per quanto riguarda la luce, quindi abbiamo solo quella oscurata che entra dalla vetrata. Se non avete presente di cosa sto parlando, andate a recuperarvi l'ultimo video in cui vi vado a mostrare la nuova stanza, in particolare anche la vetrata da cui andrò a tirare la luce. Nei prossimi anni andrò a levare la luce naturale, andrò solamente ad allungare l'artificiale delle giornate per poter partire un attimino prima. Per quanto riguarda l'alimentazione, abbiamo mischiato un sacco da 20 kg di 5 semi con perilla con un sacco di pura scaiola per andare a creare un'alimentazione un pochetto più magra, diciamo, ma dandogli la possibilità di mangiare anche dei semi grassi per cambiare un pochetto la loro alimentazione. Questa cosa l'ho discussa con vari allevatori che conosco e specialmente con il mio rivenditore da cui vado ad acquistare semi e altre cose. È un'alimentazione che per il momento sto trovando giusta per loro e che penso sia la migliore scelta per quello che io posso dare a loro. Non mi trovo male e quindi vado a dar sempre quella variante di semi neri, anche se è principalmente scaiola. Quasi ogni giorno vado a dargli il pastoncino morbido, per i gialli bianchi normale, per i rossi con il colorante. Di solito glielo metto la mattina, così per sera lo svuotano per non tenerlo troppo fuori e averlo il più fresco possibile. Tranne oggi, che anche se siamo verso pomeriggio sono già vuoto, perché oggi non sono andato a darglielo, io dopo la cicoria una volta a settimana vado a darla. Perché se io oggi gli avessi dato anche il pastoncino non avrebbero consumato tutto, mi avrebbero lasciato la cicoria e il pastoncino. Quindi domani mattina verso le 10 io vado a prendere il pastoncino, che entro la sera col calare del sole vanno a consumare tutto. Per quanto riguarda il bagnetto, lo vado a fare una volta a settimana. Questa volta qua io vado ad aggiungere un po' di bicarbonato, per così loro si vanno a pulire un pochetto meglio, visto che lo faccio solo una volta a settimana, perché colgo l'occasione dopo che vi faccio fare il bagnetto di pulire sotto il fondo delle gabbie, perché loro vanno a buttare fuori acqua, quindi vanno, diciamo, a sporcare un po' tutto, quindi dopo si crea una puzza e non è il massimo, perché in questo periodo sto facendo ricircolare bene l'aria, quindi ho la vetrata quasi sempre spalancata per avere sempre l'aria pulita e non fare in modo che non si senta odore, perché comunque nella stanza non siamo a numero pieno. Quindi siamo sui 110-120 animali e quindi adesso non si sente, però sperando nel prossimo anno con un'annata migliore di questo dovrei arrivare anche ad avere 150 qua dentro. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like se è stato così,
Fatemi sapere qui sotto con un commento se volete che io approfondisca qualche argomento, così magari ci posso fare un video anche sopra. Se no, come al solito, mi farò venire io un'idea per il prossimo video, sempre qualcosa di utile. Quindi vi ringrazio della visione, vi auguro una buona giornata a tutti e ciao a tutti.